E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo Let's Play di Assassin's Creed 2. Allora ragazzi, quest'oggi affronteremo una nuova Avanza il mio missione a quanto cavaliere, pare. unitevi allo Aspettate un scontro! attimo. L'aria del carnevale è Vengo troppo da sollevare un fantastica. avversario a mani nude! Allora, Benvenuti, lottatori! Il gioco è semplice! C'è solo una regola: niente armi! Combattete finché solo uno resterà in piedi! Sarai tu! Oppure tu! Chi vincerà la maschera d'oro? ok, sconfiggi tutti gli avversari. Ok, dobbiamo fare a botte, raga. Cioè, è semplice, da spartano vero e proprio. Cioè, raga, questa invece sarà semplicissima. Perché è una cazzata proprio. Vieni, che aspetti? Raga, sono una pippa. Il vero rompipalle sarà quella guardia. Ma guardate, stiamo combattendo sopra un ring un po' particolare. Oh. Oddio, e chi è? L'orso Yogi. Che stolto. Dai. Vedete, raga, questo è il trucco. Non gli dovete dare tregua. Semplice. Vamos. Sembra che costui si creda un campione. Vai, Dante. Fagli vedere quanto si sta illudendo. Oddio. Abbiamo a che fare con il nemico principale, a quanto pare. Sì, Dante Moro. Dante Moro era un nome un po' particolare, se non mi sbaglio, però diciamo che, vedete, anche lui fa la pippa, vedete? Io sono fortissimo. Vai a abbassare la guardia, ricordate. Non c'è nessun altro a sfidare quest'uomo sul palco? Abbiamo un vincitore? Abbiamo degli sfidanti! Dunque è così che la mettiamo, eh? In realtà è perché l'ha corrotto invece. Purtroppo che l'ha corrotto, oh, non posso vedere nulla, mi Andiamo dispiace. larga! Dai, dai. Oi. Vai. Vediamo di non farci dei quadri allo stesso tempo, di vedere. Attento. Vai. Oddio. Agguanta questo e quell'altro. Dai, questo, bravo. Ok, vai. Coraggio, sono da solo. Dai, prendila a calci. Ok, dai. Vai. Ok. Qualcosa non va. Eh sì, respiri Vai. poco. Vai. Vai, prendi a questo, dai. Vai, prendilo. Sai, di solito le armi servono a duellare. Sì, è giusto che servano a duellare, però questo non muore. Dai, vai, bravissimo. Vai. Dai, è fatta, raga, abbiamo vinto! Ma quelli mo so. Signore e signori, i giochi di carnevale si sono conclusi in modo glorioso. Venite a vedere il vincitore mentre riceve la maschera d'oro. Il nostro vincitore si è dimostrato il piede più veloce, il campione più forte, lo stratega più accorto e di certo il preferito delle donne. Avendo vinto lealmente i quattro giochi, il vincitore è... Il vincitore della maschera d'oro è Dante Moro! Congratulazioni. Ci vediamo questa sera. Che bastardi, figli di puttana proprio infami. Bisogno di un medico. Parliamo col. Oh. Dobbiamo seguirlo, raga. Perché
Perché non è possibile che ha vinto Dante. È impossibile. Quindi io direi un attimo di vedere che cazzo sta succedendo qui. Dai, forza, andiamo alla rosa e virtù. Mi spiace, Ezio. Non sapevamo che Silvio avrebbe barato. Avreste dovuto. Sorella, ci hai detto di farti sapere se vedevamo quel bastardo che ha rubato la maschera d'oro. Sta andando al ricevimento del doge. Vado io. Posso raggiungerlo prima che arrivi e riprendermi la maschera. E come? Uccidendo quel povero idiota? Certo. Lo sai cosa c'è in gioco? No. Se lo uccidi annulleranno il ricevimento. E Marco si rintanerà di nuovo a palazzo. Avremo perso tempo un'altra volta. Ruba la maschera, invece. Senza strepiti. Fatti aiutare. Le mie ragazze sono già appostate lungo il percorso. Possono distrarlo mentre gli sottrai la maschera. Va bene. Ce la posso fare. Ok, ruba la maschera d'oro a Dante per entrare alla festa e uccidere Marco Barbarigo. Dai, che forse quest'oggi la puntata potrebbe andare così, dai. Allora, io spero innanzitutto di non creare tensione, raga. Allora, fermi un attimo. Mi prendo innanzitutto delle cortigiane. Comanda pure, bello. Allora, io starò sempre con l'occhio dell'aquila finché non abbiamo trovato il bersaglio, raga. È l'unico modo, così riusciamo a concentrarci bene. Si erge il campione trionfatore nel. Eccolo lì. Yeah, non rompe tu questo mandolino. Se non si levano questi col mandolino mi incazzo. Eccolo il nostro signore del popolo, il salvatore. Levati. Dai, andiamocene. Dio! Dovete essere per la miseriaccia. Per caso, raggiungiamo la festa subito. Mi sono un po' distratto, però avevo una cazzo di paura, raga, mi dovete credermi, ah? Cioè, cazzo, abbiamo preso la maschera d'oro e se ce la facciamo anche l'assassinio. Sì, dai, che quest'oggi la puntata va bene così. Dai, continuiamo. Dai, venite qua. Siete le uniche due cortigiane che ho. Dai, forza. Forza e volontà. Ragazzi, tra un po' forse, e dico forse, inizieremo God of War, il nuovo capitolo, eh? Mi raccomando, seguitelo perché si merita tutto. Sono tutti vostri. Ok, mentre loro si lavorano a questo, quelli stanno in aria di fare festa. Io depredo un po'. Ok, così mi sono liberato anche di un altro peso che sono le cortigiane. Giullari. Ok, eccoci qua. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ora che abbiamo la maschera d'oro, a quanto pare penso che nessuno può romperci le palle, ah. Buonasera, signore. Buonasera a lei. E vi stavo dicendo, possiamo introdurci alla festa e fare l'assassinio, perfetto. Ce l'hai fatta. Marco è su una barca appena al largo. A momenti terrà un discorso. Nell'attesa sfrutta le mie ragazze. Muoviti insieme a loro per non farti notare.
Ok. Vedete, aria proprio del carnevale, cazzo. Dai, passiamo in mezzo ai mangiafuochi. Per non farmi notare. Dai, dai. Ragazzo. Trovatelo. Mo. Oddio, oddio, no, 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 no. Corri vicino alle cortigiane. Stiamoci. No, 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 no. Non ci servono altri guai. Rovino il tuo vigilas. Camminiamo, vai, ragazze. No, no, hai perso la fazione che ti seguiva. Oddio mio. No, non ho fatto nulla, non ho fatto nulla, dai. Chi cazzo è che mi ha visto, cazzo? Voglio fare una cosa a stealth. No, no, non ho fatto nulla. Signore e signori, ecco a voi il venerabile Doge di Venezia. Benvenuti, amici miei, al più straordinario evento mondano dell'anno! In pace o in guerra, in abbondanza o in carestia, nulla può privare Venezia del suo carnevale! Non lascerà la barca. Faccio subito. Dello sconsiglio. Discutiamo. No! Ce l'ho fatta invece! Sì! Doppio assassinio! No, è troppo presto. Non sono pronto. Difficile esserlo. Che la morte non sia crudele. Requiescati in pace. E ora dobbiamo renderci anonimi più vivamente possibile. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Ce l'abbiamo fatta, finalmente. Ok. Vi posso dire che ho fatto una bella azione stealth e posso dire, ragazzi, che sono felicissimo come una Pasqua. Ok. Era l'unico modo per non beccarmi le guardie. Non ho fatto nulla, dai. Dio mio. Ma qua devo salire. Per forza, raga, devo salire sui tetti, non è possibile. Ok, dai. Premiamo X e cerchio insieme, dai. Ah, non rompo cazzo. Madonna, non che nervi. Scendo dopo. Eccolo, prendetelo. Mi volevi e sono venuto addosso, dai. Ok, raga, è stata una missione. Ma come posso dirvi? Una missione non. Dai. Non tanto semplice, nemmeno tanto facile, ah? Cioè, ammettetelo, dai. Alla fine. Il carnevale di Venezia si è concluso nei migliori dei modi, ovvero con una morte. Ehi, vabbù, ah, ma io voglio finire questo episodio, dai, forza! Maledizione, fermatelo! Vabbù, ah. Dai, che quelli mi lanciano la roba, dai! No! Te lo scordi! Dai! Sali! Vogliamo solo
ma boh, ah, questi mo li faccio fuori, ma non è possibile, mo scusate, ah. Vabbè, figurati che punto stiamo, vai, ya ti venne, forza! Madonna, dai! Ah, che stanno tutti qua, cazzo! Dai, forza! Che c'è? Bravo, continua così, dai! Forza! Oh, aspetta! Ci riesco a fare un passaggio doppio? A quanto pare sì. Ma quanto è lunga la strada, però? Aspettiamo. Ma guarda qua dove cazzo devo andare. Aspetta, però. Ok, dai. Ok, la notorietà è stata levata. Mamma mia. Ok, dai, continuiamo. Con tutta tranquillità e semplicità, dai. Forza. Anche se, vi dico la verità, questa puntata sì, me la ricordo. Cioè, io spero che non c'è il DLC La Battaglia di Forlì, perché non ve lo faccio, raga. Nell'eventualità vi dico soltanto: aspettate che faccio il DLC e poi continuiamo e vediamo di finire sto gioco. Ve l'ho detto, raga, ma io per il momento ho voluto fare quel sondaggio su Assassin's Creed Brotherhood, del semplice fatto che Assassin's Creed Brotherhood adesso non lo voglio portare, perché mi occuperà troppo tempo per nel portarvelo. Però sono soddisfatto che almeno stiamo finendo Ezio. Giocoliere, vamos. Ottimo lavoro. Che spettacolo. Che spettacolo. Un vero eroe. Devi essere esausto. Vieni, riposati. Ah, il Salvatore di Venezia. Che cosa posso dire? Forse ho sbagliato a dubitare fin da subito. Ora vediamo il mosaico dei concorsi. Su, adesso basta. È stato un lavoro faticoso e ora il tuo corpo stanco ha bisogno di conforto, lo sento. Sorella mia, soffro tanto da aver bisogno di un conforto davvero molto generoso. Beh, sei nel posto giusto. Ragazze? Bellissima cosa, bravo Ezio, ci sai fare tu con le femmine, eh? Piano piano mi dovrò imparare anch'io a essere così con la femmine. La sequenza 9 l'abbiamo fatta, perfetto. Ragazzi, sono felicissimo che ce l'abbiamo fatta. Sono felice. Stiamo andando sempre di più alla fine del gioco. Non per spoilearvelo, però so che stiamo alla fine. Ecco qua di nuovo Venezia ricostruita dall'Animus. Senerissima Repubblica Veneziana. E infatti sì, è vero, perché Venezia era una città serena. Serena perché, come posso dirvi, non è il ponte di Rialto che così va, che schifo. E bravo Ezio, bravissimo. Ezio, Ser Antonio desidera parlare con te. Grazie del messaggio. Ser Antonio, io voglio vedere un attimo una cosa. Ah no, non è la battaglia di Forlì, va bene. Oh, e abbiamo finito proprio in anticipo. Va bene ragazzi, io il video lo posso pure chiudere qua. Vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.